Allora, oggi tratteremo il paragrafo della parte sesta della psicopatologia generale dello Jaspers, che tratta del significato della pratica in psicopatologia. Questo è un aspetto che è stato, un aspetto della psicopatologia che è stato molto svalutato per il passato, in quanto nella psicopatologia tradizionale il ruolo della psicopatologia era limitato ad una specie di funzione semeiologica. La psicopatologia doveva dare delle indicazioni su delle alterazioni di determinate funzioni psichiche e avrebbe dovuto stabilire una correlazione tra le alterazioni di queste funzioni psichiche e le alterazioni di un substrato neurobiologico cerebrale. In questo caso la psicopatologia veniva considerata nelle sue diverse determinazioni elementari o nelle determinazioni più complesse, ma sempre in funzione della correlazione di dipendenza rispetto alle funzioni di carattere cerebrale. Quindi non aveva un significato autonomo, aveva un significato epifenomenologico, epifenomenico rispetto a quelle che dovevano essere le alterazioni delle strutture cerebrali, e quindi era una semeiologia subordinata alla neurologia e alla neuropatologia. Con la posizione inaugurata dallo Jaspers, la psicopatologia assume una sua autonomia, nel senso che viene preso in considerazione non soltanto il problema della psicopatologia come espressione epifenomenica della patologia cerebrale, ma viene presa in considerazione anche la psicopatologia come manifestazione delle situazioni di conflitto, di alterazione della esperienza psichica in quanto tale, nella sua caratterizzazione psicologica, come abbiamo visto nella concezione jaspersiana. La psicopatologia presenta una duplice metodologia: la metodologia tradizionale, che è quella della spiegazione, per cui il fatto psichico viene valutato, viene esaminato in funzione di una possibile correlazione con un'alterazione cerebrale, un'allucinazione, un delirio, un'immagine deformata della realtà, del proprio corpo, della relazione con l'altro. Tutte queste cose possono essere viste in rapporto ad una malattia cerebrale, per esempio una paralisi progressiva. Però tutte queste manifestazioni abnormi possono essere anche considerate in funzione di quella che è una problematica interiore che fa riferimento ad una concezione autonoma della personalità. E allora abbiamo una psicopatologia della comprensione, il che impone quindi anche una necessità di ordine pratico di distinguere quando un'alterazione psicopatologica sia da riferirsi ad un danno cerebrale, il che comporta una relazione causale, naturale e quindi una metodologia della spiegazione, oppure se l'alterazione psicopatologica è da riferirsi ad una problematica interiore e quindi è in relazione ad una
alterata condizione della personalità e del suo sviluppo storico, e quindi comporta l'introduzione di una metodologia della comprensione. Qui sappiamo che per quanto riguarda la psicopatologia della comprensione esistono delle differenze tra la posizione dello Jaspers e la nostra posizione, perché per noi la comprensione implica sempre l'introduzione di una metodologia dialettica. La metodologia della comprensione, dal nostro punto di vista, è una metodologia della comprensione dialettica. Nel caso della concezione jaspersiana, la metodologia della comprensione ha un carattere intuitivo e è rappresentata soprattutto dalla teoria dell'Erlebnis, della Einschulung, che comportano la presa di coscienza immediata dei contenuti di esperienza psichica. Dal nostro punto di vista l'esperienza psichica originaria non è di natura immediata, è di natura mediata, e quindi la sensazione, l'intuizione, il sentimento devono essere inclusi nella forma dialettica secondo la quale si costituisce storicamente la personalità. Quindi non esistono esperienze immediate che siano separate e che non debbano essere integrate con l'esperienza psichica intesa come forma dialettica della personalità. E quindi il rapporto anche tra la psicologia, psicopatologia e l'applicazione pratica della psicopatologia è alquanto differente. Però resta questa distinzione, anche dal nostro punto di vista, tra quello che è la psicopatologia collegata alla neurologia, quindi alla dimensione della corporeità neurobiologica, e quella psicopatologia che invece fa capo all'esperienza originaria della personalità e che quindi si ricollega direttamente alla personalità, alla sua dialettica, al suo svolgimento storico, ai contrasti, ai conflitti che dipendono dalla originaria contraddittorietà delle posizioni in funzione delle quali si costituisce storicamente la personalità, l'esperienza psichica nel suo complesso. È chiaro che quindi in una prospettiva di questo genere, sia nella prospettiva fenomenologica dello Jasper, sia nella prospettiva dialettica alla quale noi ci atteniamo, anche la problematica del rapporto tra la psicopatologia e la pratica è notevolmente differente rispetto alla concezione molto limitata del rapporto tra psicopatologia e pratica, che così come veniva presentato nella psicopatologia tradizionale. Come dicevamo, nella psicopatologia tradizionale non avevamo una vera psicopatologia autonoma, avevamo la psicopatologia utilizzata come semeiotica o come un ausilio per la semeiotica di carattere neurologico, perché poi in realtà la diagnosi neurologica o neuropsichiatrica veniva formulata non tanto in base ai fenomeni psichici quanto in base ai dati, ai reperti di carattere somatico e di neurobiologico, che consentivano di individuare una vera e propria malattia del cervello. Nel nostro caso, comunque, la psicopatologia intesa come psicopatologia della comprensione e quindi della psicopatologia della personalità comporta dei chiarimenti dal punto di vista pratico, comporta appunto necessariamente il riferimento ad una teoria della personalità che non può mancare, perché una psicopatologia della comprensione, sia essa comprensione intuitiva o comprensione dialettica, rende necessaria una teoria della personalità e quindi rende necessaria anche una distinzione tra quelle che sono le psicosi, che appunto fanno riferimento alla
psicopatologia della spiegazione, in senso psichiatrico tradizionale, perché la psichiatria tradizionale è fondamentalmente una psicopatologia della spiegazione, e è una distinzione rispetto alla psicopatologia della personalità, che, nella quale si presuppone che la personalità abbia in se stessa le condizioni di conflitto, di antitesi, di contrasto per prospettarsi in termini problematici. E la personalità psicopatica che cos'è? Una personalità problematica, dove il momento problematico non trova una via di soluzione, o perlomeno si trova in condizioni molto difficili per poter superare quelle antitesi e quelle contraddizioni che comunque caratterizzano anche la persona normale, perché ogni persona nel suo processo di formazione, nella sua progressione secondo la quale si dovrebbe sviluppare la sua personalità, attraversa delle situazioni di conflittualità, di contrasto, di posizioni antitetiche dalla sua esperienza, che rendono in certi momenti altamente problematico il proprio sviluppo storico. E quindi noi riteniamo anche che quando parliamo di personalità psicopatica è necessario assumere una prospettiva di carattere storico, una prospettiva di svolgimento di un'esperienza che si realizza attraverso i contrasti, attraverso le antitesi. E sappiamo che per noi fondamentali sono il contrasto di soggetto, di oggetto, di interiorità, esteriorità, di autonomia e di dipendenza. E una vera personalità è una personalità che nel suo processo storico aspira continuamente all'autonomia, ad ampliare la possibilità di realizzazione, di autorealizzazione di sé in termini di autonomia, e tende, aspira a ridurre il più possibile le sue condizioni di dipendenza. Questa è la legge generale secondo cui si sviluppa la personalità. Nella concezione invece intuizionistica della personalità, la personalità è fondamentalmente condizionata dalle posizioni della trascendenza, perché la personalità nella sua viene considerata nella sua originalità e anche nelle condizioni fenomenologiche, esistenzialistiche, come quella dello Jaspers. Però questa personalità ha la sua originalità in funzione del suo rapporto con la trascendenza. Quindi si distingue nella persona umana tutto ciò che è dipendente dalle condizioni biologiche, dalle condizioni neurofisiologiche, così come accade nella psicopatologia tradizionale, ma sono ammesse, è ammessa la dipendenza dell'esperienza psichica in determinati aspetti della sua esistenza in funzione di quelle che sono le limitazioni imposte dal rapporto con la realtà naturale, ma nello stesso tempo viene distinta una parte di questa esperienza in funzione del suo rapporto diretto con, o indiretto con la trascendenza. E quindi in definitiva la personalità umana, anche nella sua forma psicospirituale, come viene definita in questi casi, ha una sua ben precisa forma di dipendenza rispetto ad una realtà che la trascende. Ora, quindi, come noi ci dobbiamo orientare quando ci troviamo di fronte a questa problematica della psicopatologia? Dobbiamo dire che in linea di massima dobbiamo sempre operare questa distinzione tra psicopatologia della spiegazione e psicopatologia della comprensione, ma dobbiamo anche tenere presente che la psicopatologia della comprensione può essere intesa in due modi: o in una forma intuizionistica, nel senso che la personalità che ha una duplice natura, per così dire, perché da un lato è condizionata dalle leggi che sono presenti nella realtà naturale,
mentre dall'altro lato aspira alla libertà da questa forma di dipendenza, dalle condizioni imposte dalla natura, dalla istintualità, dalle necessità e dai bisogni neurofisiologici e biologici, eccetera. E quindi esprime un'aspirazione verso l'universalità che è rappresentata dalla trascendenza. Questa personalità deve essere comunque considerata come a sua volta caratterizzata da delle varianti, delle diversità che possono comportare anche delle situazioni di disadattamento rispetto all'ambiente esterno. Quindi la personalità presenta anche per quanto riguarda le sue caratteristiche psicospirituali, che sono caratteristiche per le quali si presentano sentimenti che fanno riferimento non tanto ai bisogni naturali, fisiologici, ma quanto all'esigenza di universalità e di trascendenza, questa personalità tuttavia nella sua costitutiva problematicità ha delle caratteristiche differenti da individuo a individuo, per cui si distinguono le persone che rientrano nella media generale con rispetto alle personalità che hanno delle caratteristiche più o meno abnormi rispetto alla media. E nell'ambito di queste personalità abnormi dobbiamo distinguere in particolare quelle personalità che creano problemi a se stesse e alla società, all'ambiente sociale, perché interessano in psicopatologia queste persone abnormi che possono creare delle sofferenze a se stessi e alla società, perché queste persone creano appunto dei problemi di diagnosi differenziale rispetto alle condizioni psicopatologiche che sono collegate alle psicosi, cioè alle vere e proprie malattie mentali. Quindi nella clinica psicopatologica si distinguono le psicosi vere e proprie, nelle quali è dimostrabile un'alterazione patologica del substrato neurofisiologico, oppure si ritiene che, anche se non possiamo documentarlo, questo tipo di malattia neurobiologica sia presente, sia possibile poi trovare dei mezzi, degli strumenti per documentarlo, e queste psicosi comunque vanno distinte dalle psicopatie, perché nelle psicopatie non c'è non è presumibile la presenza di un danno cerebrale, ma esistono dei problemi, dei conflitti, delle situazioni problematiche che fanno riferimento alla stessa natura dell'essere psichico. Quindi l'essere psichico è caratterizzato da sentimenti, da stati d'animo che hanno una natura conflittuale e che quindi l'esasperazione di questo o di quello stato d'animo dà luogo ad una personalità abnorme e psicopatica. È psicopatica quando crea dei problemi nella società e quando questa persona soffre per il rapporto che può avere con se stessa, con gli altri o con il mondo sociale e anche con la trascendenza stessa, perché esistono delle situazioni di difficoltà psicospirituale che hanno delle caratteristiche che possono essere di ordine morale, di ordine religioso, di situazioni in cui il soggetto si pone degli scrupoli morali e quindi si trova in difficoltà per realizzare nella sua totalità la sua personalità anche dal punto di vista etico. Quindi i motivi per cui si crea una psicopatia o una nevrosi possono essere di diversa natura. Sappiamo che esistono delle
concezioni che danno più risalto a determinati aspetti della conflittualità psichica. In Freud si dà un'importanza primaria al problema della sessualità, in Jung si dà importanza invece propriamente all'importanza al problema della trascendenza rispetto all'immaginario, secondo il quale si orienta in una direzione o nell'altra la personalità. In Adler si dà importanza ai sentimenti contrastanti dell'io sociale o dell'io che persegue la volontà di potenza e quindi un'aspirazione egocentrica e egoistica dell'io, e quindi mettendo in evidenza questi contrasti, queste antinomie, si creano delle teorie che possono essere più o meno valide, più o meno fondate nella realtà psichica. Quindi in definitiva poi queste psicoterapie di carattere analitico che cosa mettono in evidenza? Mettono in evidenza sempre delle contraddizioni, dei contrasti che esistono nell'esperienza psichica. È chiaro che sia la sessualità, sia l'aspirazione all'onnipotenza, sia l'aspirazione ad un'integrazione di carattere universale, di carattere etico, fanno parte sempre dell'esperienza umana, quindi quando si esasperano questi contrasti occorre trovare una soluzione, perché se non si trova la soluzione lo sviluppo della personalità viene ad essere compromesso. E quindi è chiaro che con questa impostazione psicopatologica basata sul principio della comprensione e in particolare la comprensione dialettica, noi diamo un significato alla psicopatologia che è molto diverso rispetto a quello della psichiatria tradizionale, dove venivano messi in evidenza determinati caratteri o determinati comportamenti dell'individuo, pensando di riportarli ad una dimensione di carattere neurobiologico. E quindi un aspetto pratico che si dimostra evidente in questo tipo della psicopatologia è quello di mettersi in correlazione con la tematica della personalità nella sua concretezza, e quello che l'uomo è nella sua individualità, nella sua autonomia, nella sua interiorità, nel suo rapporto dialettico con l'esteriorità, con l'alterità e con la trascendenza. E questa impostazione della psicopatologia, che si ricollega quindi alla teoria della personalità, implica una teorizzazione, una teoria autonoma sia della psicopatologia stessa, ma anche e soprattutto della personalità, perché senza una teoria autonoma della personalità noi non possiamo arrivare neanche ad una teoria autonoma della psicopatologia. E questo è importante, perché dobbiamo tenere presente che una teoria della psicopatologia che non abbia un solido fondamento con una teoria della personalità coerente e rigorosa non ha la possibilità neanche di attuarsi come psicopatologia, e neanche soprattutto poi come psicoterapia, che è l'altro aspetto pratico della psicopatologia, così come noi la intendiamo, perché anche per quanto riguarda la psicoterapia noi sappiamo che vi è stato un lungo periodo di tempo che poi continua tuttora, in rapporto al quale la psicoterapia non è stata legittimata come una vera attività medica, una vera professione degna di una considerazione scientifica. Perché? Perché la scienza, per la istituzione accademica della medicina o anche della psicologia, doveva essere fondata sul principio delle scienze naturali. Quindi che si tratti di psicopatologia o di psichiatria,
carattere medico, o che si tratti appunto di psicologia intesa in senso sperimentale, sappiamo che l'ideale di queste discipline è stata sempre quella di collegare i singoli fatti psichici considerati empiricamente al di fuori dell'unità dello svolgimento storico della personalità, in funzione di un possibile collegamento col substrato biologico. In psichiatria il fatto psichico abnorme doveva essere collegato con la malattia del cervello, in psicologia i fatti psichici dovevano essere considerati nel loro aspetto elementare o nelle collegamenti più complessi dei diversi fatti elementari che dovevano dar luogo ai vari complessi psichici, ma sempre in funzione di una valutazione sperimentale quantitativa che doveva avere le sue basi nella neurofisiologia. E quindi altre considerazioni della vita psichica in senso autonomo non venivano considerate come degne di valutazione scientifica, perché la psicologia non poteva essere riferita ad una cosa che non fosse il substrato naturale neurobiologico. Considerare la psiche, l'esperienza psichica, come riferita a qualcosa che non fosse il substrato naturale significava trasferirla in un piano sovrannaturale, e quindi significava entrare nella dimensione mistica, religiosa o magica della psiche come anima, come ectoplasma, e quindi entrare nell'occultismo, in quelle che sono chiamate le scienze della magia, che non sono scienze, che sono pseudoscienze, e quindi significa portare la problematica psichica al di fuori di quello che è il discorso scientifico. Per cui anche i mezzi con cui venivano trattati i fatti psichici in rapporto alle loro caratteristiche intrinseche era considerato svalutante, perché in definitiva i disagi di carattere psichico per i quali non si trovava un'alterazione di carattere neurobiologico venivano considerati come di pertinenza o del mago o del sacerdote, che quindi la trattava dal punto di vista del suo credo religioso, oppure era considerato di pertinenza degli esperti di tecniche suggestive, come poteva essere l'ipnosi, che per la quale non si poteva individuare una precisa teoria di carattere naturalistico. E quindi in pratica la psicoterapia, come si sa, è nata sul piano, anche quando veniva trattata da medici, da persone che quindi appartenevano all'arte terapeutica riconosciuta istituzionalmente, era considerata tuttavia come una pratica al margine di quello che poteva essere il discorso scientifico. Esistevano medici che trattavano, medici riconosciuti, qualificati, che trattavano i disturbi mentali, soprattutto nei casi appunto di isteria, di personalità psicopatiche suggestionabili, con tecniche ipnotiche alle quali però non si sapeva dare una spiegazione di carattere scientifico. Quindi erano trattamenti empirici che non venivano riconosciuti ufficialmente dalla medicina scientifica. E su questo piano è nata poi la psicoterapia moderna, che, come sappiamo, con Freud è partita proprio dall'ipnosi, cercando di eliminare il più possibile gli aspetti suggestivi e gli aspetti della dipendenza emotiva, e anzi cercando di penetrare in queste problematiche della dipendenza emotiva ed elaborando quindi delle teorie che o direttamente o indirettamente
chiamavano in causa sempre la problematica della personalità. Quindi la psicoterapia attuale è una psicoterapia che può essere considerata legittima in quanto sia fondata su una vera teoria della personalità. Quindi è soltanto su questo piano della personalità che noi possiamo elaborare una teoria che abbia una sua coerenza e che abbia un suo rigore dal punto di vista sia teoretico e sia dal punto di vista pratico. E quindi entriamo nella dimensione della pratica, che deve essere però appunto legittimata e giustificata dal punto di vista teoretico, e la teoria che può giustificare una pratica psicoterapeutica è appunto una teoria della personalità. E tutti questi concetti, tutte queste problematiche non sono ancora state chiarite nella loro completezza, per cui noi troviamo attualmente un quadro molto dispersivo sia per quanto riguarda la teoria della psicopatologia, quindi anche la teoria della psichiatria, perché non esiste una sola psichiatria, esistono tante psichiatrie che sono appunto differenti in ragione di quella che è il loro fondamento teoretico psicopatologico e in funzione di quello che è poi la possibilità di teorizzare la personalità. Noi abbiamo con Jaspers un esempio di quella che è la teorizzazione della psicopatologia e quindi anche della personalità secondo un criterio strutturalistico integrazionistico. E un criterio strutturalistico integrazionistico considera l'essere psichico, il comportamento umano l'esperienza psichica in rapporto non solo a quello che è il comportamento esteriore, come accade nello strutturalismo riduzionistico, il quale considera l'interiorità in rapporto esclusivamente alle strutture biologiche dell'organismo, come accade in un Piaget. Quindi considera sempre l'essere psichico in funzione del suo genoma originario e del suo DNA, e quindi considera l'essere psichico come una struttura fondamentalmente meccanica. Nella una concezione, come dicevamo, strutturalistica integrazionistica, l'essere psichico, l'individuo, è visto anche e soprattutto in rapporto ad una tematica dell'autentica interiorità che comporta un'esigenza di trascendimento del particolarismo, dei limiti dell'individualità immediata, e quindi porta con sé un'esigenza di trascendenza, trascendenza che dal nostro punto di vista dovrebbe essere valutata, concettualizzata in termini dialettici, mentre appunto nella concezione strutturalistica integrazionistica viene soprattutto considerata in termini di intuizione, di empatia, di esperienza immediata dell'interiorità psichica. Ora, appunto, in questo caso noi vediamo che per poter orientarci in questa miriade di concezioni psicopatologiche, di teoria della personalità, è sempre indispensabile, a nostro parere, avere presente la tavola epistemologica universale, perché ci consente di chiarire le caratteristiche del sistema che noi consideriamo e di chiarire anche quali sono le differenze, di stabilire una relazione comparativa, differenziale, rispetto a quelle che sono le altre impostazioni teoriche e dottrinarie. Ecco, quindi possiamo dire che l'impostazione che è più vicina al nostro orientamento dialettico è quella appunto di uno Jaspers, che persegue una concezione strutturalistica integrazionistica, e nel campo dell'integrazionismo noi abbiamo anche delle impostazioni funzionalistiche, come possono essere quelle di Bunke, che possono essere quelle di Bleuler, le quali anche loro comportano il riconoscimento di un'autonomia della problematica della personalità, e quindi dovremmo anche esaminare queste concezioni di carattere funzionalistico.
linguistico, per poter avere un'idea più completa di quello che è la psicopatologia contemporanea. Ovviamente dovremmo vedere purtroppo anche quelle forme degenerative di psicopatologia che vengono usate ampiamente nella nostra era contemporanea e che fanno capo, come noi sappiamo, al famigerato DSM-4, anzi DSM-5, secondo l'ultima edizione, che poi ricalca praticamente l'impostazione del DSM-4. Ora, quindi, tutti questi aspetti del rapporto tra la posizione teoretica della psicopatologia e le applicazioni pratiche le dobbiamo tenere presenti, perché hanno un'importanza decisiva sia per quanto riguarda la diagnostica differenziale, che è basata sempre sulla distinzione tra la metodologia della spiegazione e la metodologia della comprensione, e poi per quanto riguarda la psicoterapia, che ha il suo campo legittimo di applicazione precisamente non tanto nel campo delle psicosi, per quanto possa essere applicata anche nel campo delle psicosi o per scopo di ricerca o anche per scopo di aiuto pratico al paziente, ma soprattutto la sua applicazione legittima nel campo delle psicopatie e delle nevrosi, che è il termine che la psicopatologia funzionalistica applica alle psicopatie. Le psicopatie è un termine che nasce nella psicopatologia di tipo strutturalistico, integrazionistico, per indicare le personalità abnormi che arrecano appunto una condizione di sofferenza a se stessi e alla società, e mentre invece il termine di nevrosi è nato nell'ambito della psicopatologia di tipo funzionalistica, per indicare soprattutto i problemi di disadattamento che l'individuo che soffre di conflitti di carattere psicopatico vive nella sua relazione con se stesso e con l'ambiente esterno. Ecco, quindi adesso noi dobbiamo vedere come vengono considerati questi rapporti della psicopatologia con le problematiche pratiche, in cui noi dobbiamo trattare le condizioni di disagio, di sofferenza psichica, e le dobbiamo trattare non solo dal punto di vista dell'inquadramento generale, ma anche dal punto di vista delle condizioni concrete secondo cui noi dobbiamo classificare queste situazioni di carattere psicopatologico, e dobbiamo trovare anche una possibilità di trattamento dal punto di vista terapeutico. Ecco, nel capitolo riguardante la pratica clinica in psicopatologia, Jaspers si chiede innanzitutto quale sia il significato di essa e come andrebbe analizzata. La psiche umana, infatti, come noto, non è conosciuta nella sua profondità a livello teorico, di conseguenza anche la pratica ne risente, perché non avendo una conoscenza sistematica della psiche c'è il rischio nella pratica di assumere posizioni estreme e unilaterali, ad esempio nella terapia psichiatrica, nella psicoterapia e in tutte le forme di tecnica per cercare di risolvere disturbi mentali si possono avere posizioni estreme, ad esempio da un lato il nichilismo terapeutico, per cui le malattie della mente sono tutte incurabili e sostanzialmente non c'è niente da fare, oppure un entusiasmo terapeutico, per cui qualche terapeuta si illude di poter curare tutte le malattie mentali con la stessa terapia. Entrambe queste posizioni naturalmente sono erronee, però sono la conseguenza del fatto che la psiche umana è tuttora sostanzialmente un mistero. Possiamo avere delle conoscenze settoriali e delle illuminazioni, diciamo, in alcuni aspetti del funzionamento psichico, ma nella sostanza la natura umana, la natura della psiche non è conosciuta.
Quindi la pratica è la conseguenza della teoria, come sappiamo, quindi dalle conoscenze settoriali della psiche umana possiamo, a livello teorico, possiamo elaborare delle tecniche che possono essere più o meno efficaci. A volte però è vero anche il contrario, per cui dalla pratica si possono apportare nuove conoscenze a livello teorico. Questo, come sappiamo, è avvenuto nello studio di Charcot sull'isteria, perché a livello di studi neurologici per il funzionamento del sistema nervoso si è poi aperta come un accesso a tutto il mondo interno profondo della psiche umana, nel tentativo di studiare alcune funzioni nervose superiori si è poi cercato di conoscere invece la vita intima dell'animo umano. E, anzi, alcuni disturbi psichici sono poi aumentati di frequenza man mano che Charcot e Freud avevano rilevato l'importanza di questi disturbi. Ad esempio, c'è stato un incremento dei disturbi di tipo isterico man mano che Freud aveva elaborato le sue teorie sull'isteria e le teorie sulla psicoanalisi. Quindi vediamo che a volte anche i disturbi mentali aumentano e si modificano nell'espressività a seconda dell'importanza che si dà allo studio di essi. In generale, al tempo di Jaspers comunque non vi erano, come sappiamo, terapie farmacologiche per curare i disturbi mentali, quindi la pratica si poteva solo occupare di misure e giudizi per quanto riguarda i comportamenti esteriori e della psicoterapia per quanto riguarda invece il tentativo di dare un senso ad alcuni conflitti interiori dell'uomo. A livello di misure e giudizi, la pratica in psicopatologia si poteva interessare a livello giuridico della capacità di intendere e di volere, ovvero del problema molto profondo, forse anche irrisolvibile, della libera determinazione della volontà dell'uomo nel commettere un delitto. Ancora oggi non possiamo mai essere certi che esista questa libera determinazione dell'animo umano, quindi non possiamo avere delle certezze. Al tempo di Jaspers comunque stava nascendo il problema della capacità al momento di un delitto, della consapevolezza di quello che un paziente stava facendo. Quindi c'erano casi in cui pazienti con demenza precoce commettevano un delitto perché ispirati da una voce oppure un tipo di allucinazione imperativo, e quindi si poteva già essere certi del fatto che questo soggetto in quel momento non poteva essere consapevole di quanto stava facendo come un delinquente abituale. Però c'erano già alcune discrepanze, per cui una stessa persona poteva essere considerata da un perito capace di intendere e di volere, da un altro no. E quindi stava nascendo tutto il problema della psichiatria, della psicopatologia forense. Per quanto riguarda invece la pratica della medicina generale, vediamo che la psicoterapia, secondo Jaspers, nasce essenzialmente dal rapporto medico-paziente, per cui il medico già al tempo di Jaspers, ma già anche nel secolo precedente, si era reso conto che alcune patologie potevano essere curate sul piano causale attraverso la rimozione proprio della malattia in sé. Ad esempio, l'infettivologo che somministra un farmaco contro la malaria, oppure il chirurgo che asporta un tumore. In questo caso abbiamo una terapia eziologica, risolvendo la radice della malattia si risolvono anche i sintomi. Oppure si poteva cercare di far sì che la natura potesse di per sé curare una patologia, cercando di suggerire al paziente
degli stili di vita sani, come un controllo della dieta, del riposo attraverso una limitazione dello sforzo, in modo che fisiologicamente l'organismo potesse curarsi. Una terza via di cura poteva essere quella di rivolgersi al malato non per curare tecnicamente una malattia, ma attraverso la relazione, comprendere il significato, il senso della sua patologia, per cercare di diminuire i sintomi stessi e aumentare la tolleranza del malato verso il suo disagio. E quindi questa è una modalità di cura completamente diversa dalla precedente. Infatti Jaspers dice: invece di mettere ordine tecnicamente nel singolo corpo mediante la sua arte terapeutica, il medico si rivolge al malato come ad un essere ragionevole. Invece di trattarlo come un oggetto, entra in comunicazione con lui. Il malato deve sapere che cosa avviene in lui per aiutare il medico a mettere in ordine la malattia come un elemento estraneo. La malattia è diventata un oggetto sia per il medico che per il malato. Chi è in cura resta in quanto se stesso al di fuori del gioco quando collabora con il medico per facilitare la riuscita della terapia causale. Quindi in questo caso si avvicina al piano del medico da quello del paziente e insieme cercano di chiedersi qual è il problema di base, se il problema è la malattia in sé o se la malattia è un veicolo per poter permettere al paziente di esprimere un disagio che ha una natura diversa. Quindi il significato a livello poi naturalmente più elaborato e profondo di questo approccio psicoterapico è quello di rendere il malato consapevole del suo disagio, della sua sofferenza per operare una cosiddetta chiarificazione. Infatti sostiene Jaspers: l'evento finale decisivo del malato si può chiamare rivelazione. Il malato si chiarifica a se stesso in primo luogo perché gli viene comunicato un sapere e viene a conoscenza di determinate particolarità. In secondo luogo, in quanto impara a conoscere se stesso come in uno specchio. In terzo luogo, estrinsecandosi nel proprio agire interiore, diventa trasparente a se stesso. In quarto luogo, perché prova e realizza la propria rivelazione nella comunicazione esistenziale. Scrive ancora: il processo di chiarificazione come autorivelarsi dell'uomo oltrepassa di gran lunga ciò che è possibile per una psicoterapia metodica, perché porta l'uomo a divenire se stesso attraverso la riflessione filosofica. Abbiamo quindi un approccio del medico che non è più quello della medicina tradizionale, ma si avvicina a quello filosofico, a quello di essere un sostegno per il paziente perché egli stesso possa divenire mezzo per curare se stesso. Quindi attraverso questo procedimento psicoterapico si evidenziava come il paziente stesso da un lato fosse partecipe a questo processo di autochiarificazione, quindi di cura, ma che dall'altro una parte dell'animo del paziente stesso incontrasse una sorta di opposizione, una resistenza al suo cammino di cura. E quindi ci sono varie forme di resistenza, da quelle superficiali a quelle più profonde. Una resistenza, diciamo, sostanziale, costituzionale, oltre alla quale non si può andare, è l'essenza non modificabile dell'uomo, ma che tutt'al più è plasmabile esteriormente. E si può plasmare attraverso l'addestramento, quindi favorendo la pratica e la tecnica dell'uomo a agire in certi comportamenti, l'uomo può migliorare e quindi può divenire più capace a tollerare un tipo di sforzo, ad esempio può migliorare le sue capacità prestazionali, la velocità, la resistenza allo stress, la resistenza a fattori climatici e ad alcuni tipi di ostacoli, o può migliorare la sua precisione nell'agire in certe situazioni, un po' come il militare che venga addestrato a migliorare le sue prestazioni e la sua resistenza a dei fattori ostili ambientali.
qui non abbiamo certo una forma di psicoterapia, abbiamo un addestramento, un po' come avviene per un animale, a far sì che il soggetto sia più capace a far fronte a certe avversità. Poi a un livello più profondo abbiamo una realtà cosiddetta interiormente plasmabile, attraverso l'educazione, attraverso la disciplina. Qui non abbiamo ancora una forma di psicoterapia, poiché ci sono un distacco abbastanza evidente tra l'educatore e l'educando. Quindi abbiamo già una comunicazione più aperta rispetto a quello che era l'addestramento, che si verifica invece proprio a livello concreto, senza una vera e propria comunicazione tra due soggetti, anche se deve permanere un certo distacco, proprio perché l'atteggiamento educativo deve presupporre una distinzione di ruoli tra quello che è l'educatore e quello che è il discepolo, che deve rispettare certe regole imposte dall'esterno. Invece in un livello più profondo c'è un tipo di resistenza che ci può essere, che riguarda non tanto una realtà esteriormente plasmabile o interiormente plasmabile, ma una resistenza che si riferisce al cosiddetto essere originario dell'uomo, cioè è una resistenza intesa come conflitto interiore. Di fronte a un problema c'è una parte dell'animo umano che vuole andare oltre il problema, vuole superarlo per porsi in una posizione nuova, ma c'è anche una parte dell'uomo che vuole invece rimanere all'interno del suo conflitto, del suo problema, perché comunque il problema comunque il suo disagio è anche una protezione da una preoccupazione di un peggioramento della situazione. Quindi esiste tutta una serie di resistenze ai conflitti interiori, ci sono dubbi e problematicità che possono superarsi solo attraverso una comunicazione chiarificatrice con un'altra persona. Essendo queste resistenze molto radicate nell'animo umano, chiaramente il soggetto può autoingannarsi, può crearsi tutta una serie di alibi per cui da solo può non riuscire a superare questa serie di resistenze. Quindi solo attraverso una chiarificazione con un'altra persona si può avere un superamento di questi conflitti. Quindi Jaspers scrive: nel terzo modo, cioè quello più profondo, l'uomo veramente se stesso è presente con gli altri, legato con essi in un destino comune, in piena sincerità al medesimo livello. La comunicazione esistenziale è una chiarificazione reciproca, che nel nocciolo resta storica, non porta ad un'evidenza generale, si può applicare al singolo caso. Quindi questa forma di problema da condividere con un'altra persona si deve applicare al singolo, a quel soggetto e alla sua storia. Poi, al di là del concetto di resistenza, ci può essere tutta una serie di avversione del paziente al processo di cura psicoterapico. Infatti il paziente, per poter risolvere e chiarificare i suoi conflitti interiori, deve affidarsi a un'altra persona, perché, come abbiamo visto, da solo il soggetto può crearsi alibi, può autoingannarsi, e quindi deve inevitabilmente porsi in uno stato di dipendenza dall'altra persona, che è il terapeuta. Il terapeuta deve conoscere gli aspetti intimi del paziente e quindi non può che influenzare in qualche modo la sua vita in tutti i suoi aspetti. Il paziente quindi deve riconoscere di necessitare di una perdita della propria libertà, almeno parziale, per poter superare i propri problemi e poter quindi avere una remissione dei sintomi, che è una condizione che si può verificare in parte anche con il medico di medicina generale, perché comunque, ad esempio, il paziente che ha una polmonite, per poter guarire, deve affidarsi alle cure di un'altra persona o di un'altra o di un'equipe di persone. Però in questo caso si verifica una limitazione più profonda della libertà del soggetto, perché è una perdita, anche se parziale, della libertà del volere. Quindi arriviamo a una sfera intima del soggetto, quindi
quest'ultimo può opporsi, può provare avversione e può quindi non voler del tutto abbandonarsi al volere, alle cure di questa, del terapeuta. E poi ci si può chiedere qual è lo scopo finale della psicoterapia. Faccio una terapia per ottenere che cosa? E questo si riallaccia al concetto generale di salute in ambito psichico, che è un concetto non definito. Si può intendere salute in diverse accezioni, soprattutto in ambito psichico. Si può intendere come salute psichica la spensieratezza, lo stato tranquillo, ottimistico. Quindi apprezzo anche di mantenere alcune ideali illusori, fittizi. Una persona può quindi convincersi di alcune ideali che sono in realtà criticabili e non universali, però per poter in qualche modo salvaguardare la propria salute psichica. Per altri invece la salute corrisponde alla coscienza di se stesso, quindi alla consapevolezza anche dei propri difetti, dei propri limiti, per arrivare alla verità. Quindi si sacrifica anche l'insieme dei propri ideali illusori per poter arrivare alla verità di se stesso e del mondo esterno, che dovrebbe corrispondere alla salute. Però in questo caso il prezzo da pagare è la presenza dell'angoscia. Come abbiamo visto nella visione esistenzialistica, l'angoscia è la radice della sofferenza umana, è anche il motore della vita. L'angoscia rispetto alla possibilità di scelta, che quindi presuppone una responsabilità e può quindi cambiare le sorti della propria esistenza stessa. Tutto questo crea un aumento dell'angoscia stessa, un'angoscia di tipo esistenziale. Quindi ci si può chiedere, lo scopo della psicoterapia è fare insorgere questa angoscia per ottenere la verità o diminuire l'angoscia stessa per migliorare la qualità di vita? Diciamo che questo è un problema molto profondo. Se diminuisco l'ansia, l'angoscia, naturalmente miglioro la vita quotidiana e allevio un sintomo psichico fonte di disagio. Però se tolgo completamente l'ansia e l'angoscia, elimino anche la tensione originaria della vita umana e quindi si possono avere vissuti di apatia, di depersonalizzazione, di inutilità della vita, e questi sono altri sintomi che possono essere un problema per il soggetto. Quindi forse lo scopo finale è raggiungere una forma di equilibrio, di armonia di tutti questi fattori. Lo scopo della psicoterapia può essere quello di migliorare la tolleranza dell'angoscia più che l'angoscia stessa, migliorare la consapevolezza delle qualità del soggetto che si sottopone alla psicoterapia, la competenza e la capacità di individuare i problemi della vita quotidiana e della vita interiore, e dare un senso ai problemi interiori, ai conflitti, analizzandoli sotto un altro punto di vista, non solo in termini negativi come fonte di disagio, ma il problema può essere considerato anche come una fonte di nuove conoscenze, quindi una sorta di arricchimento personale. La cosa importante è non porsi mai obiettivi irrealistici nella psicoterapia, quindi non pensare che si possa modificare il soggetto in sé, la natura del paziente, quindi porsi dei limiti e non pretendere di modificare arbitrariamente la personalità del paziente, dalla consapevolezza che esiste un suo essere così, tra virgolette, una sua esistenza o un essere nel mondo del paziente che non può e non deve essere modificato. Ci si può chiedere poi come fare a livello tecnico, proprio nella pratica quotidiana della psicoterapia. Abbiamo visto che c'è una scarsa conoscenza teorica della psiche, questo influenza inevitabilmente anche la tecnica
della psicoterapia, perché come si fa ad agire con sicurezza in questo mondo se non abbiamo delle conoscenze teoriche chiare? E quindi vediamo che il rischio è quello di avere un relativismo delle conoscenze, un pragmatismo, una ricerca utilitaristica di tecniche di volta in volta efficaci, che possono avere anche una suggestione sul paziente per ottenere una remissione dei sintomi, che può essere rapida però non risolutiva. Forse al di là dell'individuazione di tecniche specifiche è ancora più importante l'atteggiamento che lo psicoterapeuta ha nei confronti del paziente. Quindi ci sono delle doti, delle qualità imprescindibili dello psicoterapeuta. Egli dovrebbe avere una personalità che comunica sicurezza, energia ed empatia, e una visione anche cosiddetta scettica riguardo a tutto quello che lo psicoterapeuta stesso ha appreso. Questo vuol dire la capacità di mettere sempre in dubbio le proprie conoscenze e tutto ciò che ha appreso, perché ogni soggetto è un essere unico, originale, diverso dall'altro, e quindi non deve mai pensare il terapeuta di avere delle conoscenze universali che sono applicabili ad ogni soggetto. Deve sempre mettersi in discussione con il paziente in quello preciso contesto. Inoltre lo psicoterapeuta deve avere una competenza adeguata a livello medico, medico generale e psicopatologico in particolare, e non deve essere un semplice conoscitore della psicologia umana e di alcuni suoi meccanismi di difesa. Deve innanzitutto avere delle competenze medico generali e psichiatriche per poter effettuare innanzitutto una corretta diagnosi differenziale, poter distinguere quelle manifestazioni della psiche che possono dipendere da una condizione medica oppure da ricondurre nel campo delle psicosi. Solo dopo un'esclusione di una patologia medico generale o che è riconducibile a una patologia psicotica si può effettuare un corretto percorso psicoterapeutico. Inoltre, lo psicoterapeuta deve avere anche una certa modestia e consapevolezza dei propri limiti. Proprio da questo nasce l'importanza dell'analisi didattica, ovvero un percorso personale che lo psicoterapeuta deve fare su di sé per vedere quali sono i suoi limiti, le sue resistenze nei confronti di certe disagi psichici che può incontrare nell'altro, e proprio per questo non comportarsi in modo erroneo. In quanto a volte di fronte a un certo disagio che lo psicoterapeuta incontra nell'altro può cercare di agire come se ciò si verificasse nella sua psiche, e quindi ci può essere anche un comportamento erroneo, in quanto il terapeuta può cercare di curare se stesso nell'altro, e quindi questo è un comportamento fuori luogo che può condurre anche ad incomprensione, al fallimento della terapia. E oltre a un'analisi didattica, un'analisi personale, ci vuole una formazione dello psicoterapeuta, una formazione teorica che deve comprendere naturalmente la formazione medico generale, psicopatologica, ma deve anche attingere al mondo della filosofia. Jaspers nota come gli psicoterapeuti del suo tempo fossero totalmente ignoranti nella conoscenza delle scienze umane e fossero anche inconsapevoli dell'apporto che alcuni autori, filosofi, avevano dato alla conoscenza della psiche. Infatti Jaspers scrive: la psicoterapia potrà raggiungere il rango cui può aspirare solo se essa, oltre che conoscere gli psicoterapeuti degli ultimi 50 anni, ritornerà alle fonti profonde della conoscenza dell'uomo. Un'immagine dell'uomo si può ottenere con un'antropologia che si nutre della filosofia greca e di quella di Kierkegaard, di Kant, di Hegel e di Nietzsche.
Quindi solo attraverso una conoscenza profonda dell'animo umano, con l'ausilio anche dei grandi filosofi dell'antichità e anche della filosofia moderna, si potrà avere una visione completa anche dell'uomo e di come funziona la mente. Inoltre è fondamentale anche il controllo della psicoterapia, è un controllo che può essere fatto solo a livello istituzionale. Ci deve essere un'istituzione che deve esercitare un controllo sul terapeuta per impedire che egli prenda strade sbagliate e anche per escludere quei soggetti più fragili che non sono adatti a diventare psicoterapeuti. Ci deve essere quindi un controllo istituzionale sia nella formazione sia nella vigilanza di come lo psicoterapeuta eserciti. Vediamo che quindi Jaspers, come sempre, non vuole fissare delle regole rigide riguardo alla funzione della psicoterapia, come non aveva imposto delle regole sistematiche nell'analisi della psicopatologia, così non lo fa nell'ambito della psicoterapia. Si limita a fornire dei requisiti fondamentali su come lo psicoterapeuta deve essere come carattere, come deve agire e quali sono i problemi che può incontrare. Al centro comunque del percorso psicoterapico Jaspers mette quella che è la dialettica dell'animo umano, quindi l'analisi dei conflitti interiori del soggetto, delle sue resistenze, il suo tentativo di superare questi conflitti, che è un percorso molto arduo, pieno di ostacoli, ma che in fondo corrisponde a quella che è la tensione vitale del soggetto stesso, il tentativo di porsi dei problemi, di superarli e il tentativo di riuscire a riprendere il dialogo interiore, che a volte si può arrestare in presenza di conflitti, di fattori esterni, fattori di stress. Compito dello psicoterapeuta non deve essere quello di imporre la sua visione della vita e le sue concezioni, quindi non deve avere un ruolo direttivo, ma deve favorire innanzitutto quel dialogo interiore che a volte si può rallentare, si può arrestare e deve fisiologicamente quindi riprendersi, che è un concetto inevitabilmente dialettico, che non fa riferimento quindi alla medicina tradizionale, alla terapia eziologica, ma fa riferimento a un altro versante, che è quello dell'interiorità dell'animo umano, che per poter progredire e per poter risolvere i suoi conflitti ha bisogno di a volte un supporto che deve favorire la conoscenza di se stesso. Sì, quindi da questa esposizione della concezione che Jaspers ha della psicoterapia viene in luce una problematica che noi abbiamo messo al centro della nostra ricerca, delle nostre considerazioni, sia sulla psicopatologia, sia sulla psichiatria, sia sulla psicoterapia, che è il problema della personalità. Ora vediamo come Jaspers, quando parla di psicoterapia, parla soprattutto di rapporto tra medico e paziente, come del rapporto tra due soggetti che devono integrare reciprocamente la loro esperienza, e meno si sottolinea sulla problematica della personalità, perché se noi dobbiamo prendere in considerazione il rapporto medico-paziente, sia che questo rapporto si indirizzi sugli aspetti somatici, sia che più propriamente faccia riferimento a quella che è l'interiorità dell'altro, nasce la necessità di avere un'adeguata idea di che cosa sia la personalità dell'altro, perché nel rapporto medico-paziente ci sono due possibilità: o l'uomo, o il medico esamina
il paziente, le sue caratteristiche naturalistiche come corporeità, che è soggetta alle leggi generali della natura. Allora in questo caso non abbiamo più un altro soggetto, quindi non abbiamo una personalità, abbiamo un fenomeno naturale che deve essere studiato, esaminato in funzione del principio della spiegazione naturalistica e che richiede degli interventi anche di carattere terapeutico, di carattere causale, come lo stesso Jaspers mette in evidenza. Ora, in questi casi può essere anche necessario un intervento persuasivo nei confronti del paziente, un appello alla sua fiducia dei mezzi che vengono usati, ma allora in questo caso però il rapporto col paziente cambia e il rapporto col paziente fa riferimento al paziente non più come una cosa, un fatto naturale, ma ad un altro soggetto, un soggetto che quindi ha una sua personalità e con la quale il medico deve perciò mettersi in relazione, deve confrontarsi su un piano dialogico e quindi su un piano dialettico. E quindi il problema che innanzitutto si pone al centro di una concezione della psicoterapia o anche semplicemente del rapporto medico-paziente è un problema che deve mettere in luce quelli che sono gli aspetti problematici della personalità e deve fornirci una concettualizzazione adeguata di ciò che è la personalità. E quindi sin dagli inizi, dovendo prendere in considerazione il problema della personalità, noi ci troviamo di fronte a delle problemi di carattere teoretico che ci rinviano alla concezione dell'uomo, che cos'è l'uomo nella sua interiorità, qual è la metodologia che noi dobbiamo impiegare per conoscere l'uomo, quali sono i punti di riferimento ai quali noi ci dobbiamo affidare per poterci orientare nella conoscenza dell'uomo. E qui vediamo che ci sono, rispetto alla concezione dello Jaspers, dal nostro punto di vista, delle analogie ma anche delle profonde differenze, perché quando Jaspers parla del rapporto che c'è tra il medico e il paziente e in particolare fa riferimento al rapporto tra il medico e il paziente non più considerato come semplice animale da osservare naturalisticamente o anche semplicemente da istruire o neanche semplicemente da educare, ma da conoscere nella sua intima interiorità, a che cosa fa riferimento? Fa riferimento al concetto di illuminazione, al concetto di intuizione, per il quale si stabilirebbe questa relazione tra medico e paziente su un terreno empatico che consente quindi una più intima relazione con quella che è l'interiorità del paziente, ma che assume delle caratteristiche estemporanee, delle caratteristiche non fondate su una metodologia di carattere logico, ma piuttosto sulle qualità di intuizione e di comprensione immediata da parte del medico e di una disponibilità ad accettare l'influenza del medico da parte del paziente. Ora, è chiaro che le problematiche che fanno riferimento all'empatia, alle capacità di comprensione immediata, di identificazione immediata col paziente hanno una loro importanza, una loro rilevanza, ma perché tutto ciò possa anche realizzarsi è necessario che ci sia un fondamento, una base logica in rapporto alla quale si può stabilire questa relazione e anche questa identificazione con l'altro. E in funzione di quale principio logico può avvenire questa relazione o questa identificazione con l'altro? E certamente in base alla considerazione, alla
certezza che nell'altro esiste una problematica di fondo che è identica a quella che il medico, il soggetto dialogante ha con il suo interlocutore, cioè che è presente una problematica di antitesi, di contrasto, di interrelazione, di integrazione, di soggetto, di oggetto, di interiorità e di esteriorità, la quale richiede, sappiamo, una metodologia di carattere dialettico, perché senza introdurre a prioristicamente il principio della dialettica nel rapporto di io e di altro e nel rapporto di io con se stesso o con qualsiasi altra determinazione dell'oggettualità, sia di carattere naturale sia di carattere trascendente, non è possibile arrivare ad una comprensione adeguata di quello che è il rapporto interpersonale e di quelle che sono le problematiche di questa situazione interiore del soggetto, il quale appunto è soggetto in quanto dialoga innanzitutto con se stesso e ha la possibilità di dialogare con l'altro in funzione di questa dialettica che è comune all'io e all'altro. Quindi il dialettismo non può essere introdotto in circostanze particolari o visto come una condizione eccezionale o più o meno fortuita dell'esperienza psichica, pensando che la condizione tipica dell'interiorità è qualche cosa di unico, qualche cosa di inafferrabile che rinvia sempre ad una trascendenza la quale è a sua volta inafferrabile e incomprensibile. Perché ci possono essere anche delle condizioni di mistero, di incomprensibilità, è necessario che alla base ci sia anche la possibilità di arrivare ad un fondamento comune, un fondamento certo di comunicazione e di comprensibilità. La comprensibilità naturalmente può avere i suoi limiti, può avere delle situazioni problematiche, ma il punto di partenza sarà sempre quello di una comunicabilità innanzitutto del soggetto con se stesso e poi successivamente anche di comunicazione con l'altro, in quanto il soggetto nella sua interiorità e nel suo particolarismo si riconosce insufficiente, per cui c'è questa necessità dell'altro, del rapporto con la problematicità dell'altro per meglio conoscere la propria stessa problematicità, e questa è la base di ogni psicoterapia, quando appunto il soggetto vede i limiti della sua possibilità di comunicare con se stesso, di riconoscere le proprie problematiche interiore, allora sente il bisogno, la necessità di confrontarsi anche con la problematicità di un altro, il quale potrà fornirgli quegli elementi di integrazione che gli consentiranno di sviluppare la propria stessa personalità. Quindi una impostazione teoretica della problematica della psicoterapia, a nostro parere, richiede non semplicemente il ricorso ad un appello a delle possibilità intuitive più o meno eccezionali o più o meno fortuite, ma richiede una base sicura di comunicazione che potrà essere altamente anche problematica, perché sappiamo quanto problematico è il dialogo che l'individuo svolge con se stesso e con gli altri, che è un dialogo sempre ricco di conflitti, di contraddizioni, di equivoci, di enigmi, di problemi, ma perché anche gli enigmi e i problemi, anche le difficoltà di comunicazione possono presentarsi, deve esistere comunque una base, un terreno comune sul quale avvenga questa comunicazione. E quindi se noi dobbiamo pensare alla base, alla condizione fondamentale in funzione della quale avviene la comunicazione, non possiamo pensarla come un evento più o meno miracoloso, più o meno intuitivo, più o meno eccezionale. Dobbiamo pensarla come la base stessa della nostra esperienza, che è un'esperienza dialettica, dove
e vi è la possibilità del soggetto di trovare un'integrazione, quindi di divenire, di svilupparsi storicamente, e dove ci sono anche tutte le possibilità di una conflittualità che può essere talmente esasperata da richiedere anche un appello ad un'altra personalità con la quale possa avvenire un confronto che consenta un'integrazione ed una risoluzione di quei conflitti che il soggetto vive nella sua interiorità. E in questo appello, in questo rivolgersi all'altro, effettivamente ci può essere una nuova contraddizione, come viene messo in evidenza anche dallo Jasper. Ci può essere una resistenza, ed è logico che ci sia, perché nell'individuo, in quanto appunto è una personalità, e quindi bisogna sempre tenere presente questa problematica della personalità, e esiste come ultimo ideale, come aspirazione più profonda, l'aspirazione alla propria autonomia. E quindi entrare in una psicoterapia o in generale rivolgersi all'altro per un aiuto, per una esigenza di conoscenza o per un'esigenza di chiarimento dei propri problemi, comporta l'instaurarsi di una situazione di dipendenza. Quindi la situazione di dipendenza è ovviamente in contraddizione con quella che è l'aspirazione all'autonomia, ed è per questo che molto spesso il paziente, il soggetto che necessita di aiuto, si trova esitante a intraprendere una psicoterapia, soprattutto se questa psicoterapia deve approfondire quelli che sono gli aspetti più intimi della sua personalità. Perché è più facile apprendere una tecnica di addestramento per risolvere un problema particolare, oppure apprendere una certa materia che è contenuta in un certo sistema disciplinare, che non comporta un riferimento diretto ai problemi della propria intimità, piuttosto che affrontare in una psicoterapia un percorso nel quale non solo la situazione attuale della persona, ma anche la sua storia personale venga messa in discussione. Perché tutto ciò comporta sia una rimessa in discussione del proprio essere personale, e quindi una problematizzazione radicale del proprio essere, sia comporta anche una fiducia particolare della persona, che è lo psicoterapeuta, alla quale appunto è affidato questo compito di un chiarimento, una chiarificazione della propria esperienza personale. Quindi è chiaro che la psicoterapia è basata su una chiarificazione, come appunto dice lo Jaspers, e devono essere chiariti i nodi, i problemi della personalità. Ma questa chiarificazione, è chiaro, non può essere avere un semplice carattere intuitivo, deve essere una chiarificazione sistematica, perché questa chiarificazione sia sistematica e abbracci sia l'esperienza attuale del paziente, sia la sua esperienza storica, deve avere un carattere dialettico. Quindi la dialettica deve essere messa non come un aspetto che è particolare di questo trattamento psicoterapeutico, ma la dialettica deve essere messa come il principio logico, la base fondamentale sulla quale si regge tutto il discorso psicoterapeutico. E allora è chiaro che tutto ciò implica anche la necessità di una esplicita chiarificazione di che cosa sia questa dialettica, ed è chiaro che appunto quando noi parliamo di dialettica non intendiamo una dialettica particolare come possa essere quella di un Eraclito o anche di un Platone o anche di uno Hegel. Deve essere una dialettica che deve avere un carattere attualistico con riferimento alla personalità, e quindi è la personalità che è al centro e che è il principio della dialettica stessa. E quindi è chiaro che quando noi parliamo di dialettica, con
concepiamo questa dialettica anche in funzione di una conoscenza di quello che è lo svolgimento storico che questa dialettica ha avuto nel pensiero occidentale, perché la dialettica è una conquista del pensiero occidentale fondamentalmente. E quindi è chiaro anche che è necessario avere anche una visione filosofica di che cos'è questo principio della dialettica, come del resto dice lo stesso Jaspers, perché non è pensabile uno psicoterapeuta che sia il classico praticone tutto pratica, come viene auspicato da certe scuole di psicoterapia, ma deve avere una conoscenza di quello che è la personalità umana in funzione di una concezione dell'uomo che nasce da una tradizione filosofica. Questa tradizione filosofica quindi deve essere conosciuta, ma deve essere conosciuta in funzione degli sviluppi che può, ai quali può portarci in relazione appunto alla conoscenza dell'uomo, della personalità e del trattamento psicoterapeutico. Quindi sì, ci sono delle figure, dei personaggi della tradizione filosofica che hanno maggiore importanza rispetto agli altri, però questo svolgimento storico del pensiero occidentale deve essere conosciuto in tutte le sue implicazioni dialettiche sino ai nostri giorni. E da questo punto di vista vediamo che la filosofia non ha acquisito nello svolgimento storico un significato astratto, un significato puramente teorico. La filosofia si congiunge direttamente alla psicopedagogia, e la psicopedagogia è la conoscenza del processo formativo della personalità, quindi è strettamente collegata alla teoria della personalità, e questa teoria della personalità quindi nella sua teorizzazione e nella sua concezione storica è una concezione fondamentalmente psicopedagogica dialettica. Quindi vediamo che quando noi dobbiamo approfondire questi temi non possiamo fermarci a coglierne degli aspetti particolari, perché se noi rimaniamo agli aspetti particolari della problematica psicopatologica, psicoterapeutica, avremo un quadro dispersivo di questi diversi problemi, mentre noi abbiamo la necessità di unire questi problemi, di ricollegarli l'uno con l'altro per arrivare ad una visione unitaria, ad una visione propriamente dialettica di ciò che è, sia il processo formativo della personalità, la teoria della personalità, la psicopedagogia, la filosofia, la psicopatologia, la psichiatria. Tutte queste discipline debbono trovare la loro convergenza, la loro unità in una forma metodica che sia in grado di interpretarle nella loro intrinseca costituzione, nella loro intrinseca conformazione e nei loro rapporti reciproci. Ecco, da questo punto di vista noi non possiamo fare a meno che sempre riferirci alla problematica della dialettica in senso attualistico, perché la dialettica deve essere concepita in senso attualistico, altrimenti non è propriamente una dialettica, e per avere questa concezione attualistica, ma nello stesso tempo una concezione che ci sia, dia la possibilità di sia di riunire questi diversi problemi, sia di operare un confronto, una comparazione con gli altri sistemi dottrinari, e noi dobbiamo sempre avere come punto di riferimento la tavola epistemologica universale.